Benvenuti a questo seminario sui punti Shu antichi. Mi presento brevemente. Io sono Renato Calegari, sono un insegnante di Shiatsu della Scuola La Fonte, uno dei fondatori insieme a Mario e Maurizio. L'argomento è un argomento di medicina cinese, di medicina tradizionale cinese, abbastanza specifico. Quindi i cinque punti Shu antichi, che vengono in cinese chiamati Wu Shu Sui, quindi cinque punti Shu, appartengono a una delle categorie di punti che sono utilizzate maggiormente proprio dai cultori della medicina cinese e anche dagli acupuntori. Si collocano tra le grosse articolazioni, il gomito e il ginocchio, e le estremità dei piedi e delle mani. E cosa molto importante, sono legati ai cinque movimenti, quindi Wuxing, cinque movimenti, e quindi alle caratteristiche dell'energia, del Qi, che secondo l'MTC può assumere appunto negli aspetti del legno, del metallo, della terra, del fuoco e dell'acqua. I punti Shu antichi invece trasportano il Qi che sorge in quella zona, che inizia e che poi da superficiale diventa profondo e va all'interno del corpo. Shu vuol dire trasporto, e i cinque punti Shu antichi trasportano e diffondono il Qi lungo il meridiano principale. E la progressione inizia sempre dalle estremità delle dita di mani e piedi per risalire lungo il corpo fino a gomiti e ginocchia. In questa risalita diventa anche più profondo il Qi, si approfondisce per entrare proprio all'interno del corpo. I cinque punti hanno questa denominazione, traduzione dal cinese: quello più estremo si chiama punto pozzo, o in altri testi, in alcuni testi, in alcune traduzioni viene chiamato anche Jing distale come nome cinese, ed è il punto da cui il Qi sgorga, sono appunto i punti iniziali. Il punto poi da cui fluisce il Qi dopo essere sgorgato viene chiamato punto fonte, o appunto in alcuni testi sorgente, comunque il nome cinese è Ying. Il punto in cui il Qi si riversa, un po' più ampio, è il punto Shu, o torrente o ruscello, la traduzione. Il punto in cui invece scorre dopo essersi ampliato, quindi un po' più placido, meno violento, come un fiume, appunto perché si chiama appunto fiume, e viene tradotto anche come Jing prossimale, cioè chiaramente Jing distale perché è all'estremità, quindi distante dal centro del corpo, e Jing prossimale perché è un punto un po' più vicino al centro del corpo. E poi il punto in cui il Qi, dopo essersi ampliato, e essersi allargato, essersi calmato, entra all'interno, viene chiamato punto mare, tradotto dal cinese E, H-E. Questa, la figura che abbiamo visto all'inizio, è una rappresentazione, cioè un disegno che rappresenta appunto sul braccio, e poi come rappresentato come un fiume, questo flusso di Qi che scorre nei punti Shu antichi. Questa è una figura un po' più artistica, che rappresenta sempre questo flusso di acqua che parte dal pozzo, per poi diventare fonte, ruscello, fiume e infine nel mare. Quindi il flusso energetico è stato proprio paragonato nei punti Shu antichi a un corso d'acqua che parte dalle estremità, andando verso i gomiti e le ginocchia, passa, come ho detto, da sottile e superficiale a più ampio, grande e profondo. Il punto pozzo coincide sempre con il punto estremo del meridiano, che può essere il primo, se per esempio il meridiano sta andando verso le mani e i piedi e finisce in quella zona. Scusate, il contrario. Il primo, se parte dalle dita delle mani e dei piedi e poi risale verso il gomito, il ginocchio. E l'ultimo, secondo la numerazione che danno proprio i cinesi nei meridiani classici, nella numerazione dei punti, l'ultimo, quando invece il meridiano finisce all'estremità delle dita delle mani o dei piedi. Il punto fonte o sorgente
è il secondo o il penultimo punto del meridiano, quindi qui siamo ancora nelle cose abbastanza semplici, perché abbiamo detto il pozzo è sempre il primo o l'ultimo, il punto fonte invece è il secondo o il penultimo, a seconda di che meridiano stiamo guardando. Il punto torrente comincia a differenziarsi perché è sempre il terzo o il terzultimo, però abbiamo la prima eccezione che è vescicola biliare, dove invece in questo caso è il quarto punto dall'estremità. Il punto fiume a questo punto non ha più nessun legame con la numerazione, ma si trova quasi sempre a livello delle caviglie o dei polsi, e il punto mare invece si trova sempre nella zona di gomito o ginocchio, quindi nelle grandi articolazioni. Qui vedete una rappresentazione grafica, un disegno proprio che vi fa vedere le zone anatomiche dove si trovano i punti sciù antichi dei meridiani delle gambe, nella zona yin e nella zona yang, quindi la parte interna della gamba, la parte esterna. Vedete che i punti pozzo sono sempre sulle dita, punti fonte nella zona appena vicina del piede, punti ruscello risalendo ancora un po', poi abbiamo detto fiume, caviglie e mare, ginocchio. Nelle braccia stessa cosa, più o meno abbiamo punti all'estremità delle dita, gli altri vicino, sempre sulla mano, poi arriviamo alla zona dei polsi e alla fine del gomito. Come abbiamo detto, un aspetto fondamentale è il discorso del legame tra i punti sciù antichi e gli elementi. I meridiani yang hanno questa sequenza di legame tra il punto e gli elementi, e i meridiani yin vedete che ne hanno una diversa, anche se seguono il ciclo di generazione, ma partono da un punto diverso, da un elemento diverso. Quindi nei meridiani yang, che sia del braccio o della gamba, il primo punto, quindi il punto pozzo, è legato al metallo, e di conseguenza vengono gli altri, quindi appunto secondo il ciclo di generazione, dopo il metallo abbiamo l'acqua, dopo l'acqua il legno, dopo il legno il fuoco e poi la terra. Quindi nei meridiani yang il punto iniziale, il punto pozzo, è metallo, e seguendo poi la sequenza il punto finale, il punto mare, che si trova al gomito o al ginocchio, è legato all'elemento terra. Qui può essere utile questo disegno perché, rispetto alla figura che vi ho fatto vedere prima, lega i colori delle varie zone proprio agli elementi. Quindi vedete il ciclo di generazione sulle due figure con i colori legati agli elementi. Appunto vediamo come sulla parte yang del braccio e della gamba i punti pozzo sono blu, quindi sono metallo, e poi di conseguenza abbiamo i fonte che sono acqua, i ruscelli che sono verdi, il legno, e i punti fiume che sono rossi, fuoco, e il mare, la terra, gialla. E vedete che poi viene inserito il punto yuan su tutte e due le figure, lo vedremo più avanti, perché anche questo è un punto molto importante, che non è un punto sciù antico il punto yuan, però nei meridiani yin, se vedete, corrisponde sempre al punto ruscello. E il punto yuan è un punto legato alla yuan qi, e ha anche lui delle sue funzioni molto, molto potenti e molto efficaci in certe occasioni, in certi problemi. E anche qui torniamo al discorso che facevo all'inizio. Questa cosa mi è stata molto utile studiando i punti sciù antichi. Perché? Perché lo stesso punto in un trattamento, che lo conosca o meno, svolge più funzioni ed è legato a più aspetti nella medicina cinese, ma anche proprio quando lo sperimentate nei trattamenti e nella pratica lo scoprite, e soprattutto lo scoprite perché la consapevolezza, la conoscenza dei punti sciù antichi o di qualsiasi altra cosa come i punti yuan e delle loro funzioni fa in modo che io possa sviluppare proprio un'intenzione consapevole quando vado a trattare quel punto. Quindi se io quel punto lo tratto come punto yuan,
e ci metto quell'intenzione perché conosco profondamente cosa vuol dire punto UN e cosa fa un punto UN, riuscirò a lavorare su quel punto in quel modo e quindi andare a usarlo come strumento che mi va a stimolare la UNC e che mi va a risolvere alcuni problemi o a lavorare su alcuni problemi. Se lo uso come punto suo antico ruscello, so a cosa serve, a cosa fa un punto suo antico ruscello e quindi se uso un'intenzione consapevole di lavorare su quel punto come punto suo antico ruscello, avrò altri risultati, altri movimenti, altri cambiamenti, altre sensazioni, altre percezioni. E questo mi arricchisce perché chiaramente in quel caso l'intenzione, come sapete, è chi, è energia, e quindi quella mia intenzione andrà a fare in modo che possa percepire quel punto nelle sue varie funzioni, nei suoi vari compiti e anche nelle sue varie potenzialità per andare a lavorare sulle disarmonie. Quindi questa è una cosa che i punti suo antichi mi hanno insegnato proprio perché se io conosco cosa fanno questi punti, a che elemento sono legati, posso usare l'elemento per il mio trattamento e, come dicevo, anche se non me le ricordo perfettamente, uso le zone a quel punto, uso il decorso del meridiano e vado a concentrarmi su alcune zone particolari come il polso, il gomito, le dita, per fare la stessa cosa. Ma la consapevolezza di quell'argomento, di quel concetto, mi aiuta tantissimo per poter avere più strumenti da utilizzare nel trattamento. Quindi poi queste figure vi arriveranno, però ecco qui chiarisce bene le zone, gli elementi e come la sequenza appunto degli elementi si sviluppa su un meridiano Yin o un meridiano Yang e con appunto l'inserimento del punto Yuan che sui meridiani Yang invece è distinto e si trova sempre tra il punto ruscello e il punto fiume. Vedete, nei meridiani Yin il primo punto, l'estremità, è il legno, mentre nei meridiani Yang è il metallo e poi gli altri vanno di conseguenza nel ciclo di generazione. Quindi abbiamo, ripetiamo che il flusso energetico è stato paragonato a un corso d'acqua che parte dall'estremità e va verso gomiti e ginocchia, diventa da sottile a superficiale, scusate, da sottile e superficiale a più ampio, più grande e profondo. Questa crescita è sempre dall'estremità al gomito o al ginocchio e si riscontra uguale in tutti i meridiani yin e yang di braccia e gambe, indipendentemente dalla direzione del flusso energetico che invece è quello legato al ciclo circadiano, quindi quello che abbiamo studiato normalmente. Andiamo a vedere quali sono questi punti shu antichi, senza entrare nei particolari, ma almeno per farci un'idea. Come abbiamo visto l'altra volta, sono all'estremità del meridiano. Estremità vuol dire estremità inizio come numerazione o fine come numerazione, per quel discorso che avevamo fatto sulla direzione del Qi, quindi per alcuni meridiani i piedi e le mani sono la fine, secondo il ciclo circadiano, per alcuni meridiani i piedi e le mani e le loro dita sono l'inizio. Infatti vedete per esempio nei meridiani Yang come i punti vescicolabiliare siano gli ultimi, poi vi ricordate quella caratteristica di vescicolabiliare che non sono gli ultimi tre, ma sono l'ultimo e il penultimo, e poi ne salta uno, è l'unico che fa così, e poi gli altri due invece che sono staccati verso la caviglia e il ginocchio, e anche come intestino tenue triplice che invece partono dalle mani, sono i primi, per poi andare al polso e al gomito con gli ultimi due punti che invece non sono più consecutivi, intestino crasso uguale, stomaco e vescica, quindi gli yang delle gambe, finiscono ai piedi e quindi sono, come vedete, gli ultimi tre punti sono i tre shu antichi, i primi, perché appunto per gli shu antichi invece la direzione del Qi è quella che sorge dal pozzo, dal punto pozzo, quindi all'estremità dell'ultimo punto del meridiano, e poi va verso il ginocchio. E anche qui vedete come caviglia e ginocchio invece i punti sono, non sono più consecutivi, ma staccati. Nei meridiani Yin, stessa cosa, per fegato
che parte dal piede, i primi punti, i primi tre, poi anche il quarto è consecutivo, mentre poi quello al ginocchio, il fegato 8, è staccato, cuore invece, maestro del cuore, in della mano, terminano come numerazione sulle dita, e quindi per gli Shu antichi i primi punti sono appunto l'ultimo, il penultimo, il terzultimo, per poi staccarsi nel polso, nel gomito, e gli yin del piede, quindi milza e rene invece partono dai piedi rispetto agli yang, quindi i primi tre punti per poi staccarsi su caviglia e ginocchio, polmone, un altro yin della mano come cuore maestro del cuore, invece appunto 11, 10, 9, 8, gli ultimi punti sulla mano, che sono i primi per gli Shu antichi, e poi l'ultimo punto, 1, 5, che è il gomito. Ecco, qui vedete che alcuni punti sono colorati, perché poi vedremo che nell'utilizzo secondo i cinque elementi ci sono dei punti che tonificano il meridiano in questo tratto superficiale, abbiamo detto che poi va piano piano a approfondirsi, punti che lo disperdono e punti che lo armonizzano. In alto vedete il discorso degli elementi, abbiamo visto che nei meridiani yang il primo punto, il punto pozzo, è sempre metallo. Vi ricordate quel passaggio dallo yang allo yin che è rappresentato dall'autunno e quindi dal metallo, per quell'uomo con le braccia in alto, con i piedi a terra, e poi seguendo il ciclo di generazione abbiamo i cinque elementi che si succedono, metallo, acqua, legno, per finire con fuoco e la terra a livello o dei gomiti o delle ginocchia. Mentre per i meridiani yin, il primo punto è sempre legato al legno, per quel passaggio tra yin e yang rappresentato dalla primavera e quindi dall'elemento legno, per poi proseguire secondo il ciclo di generazione e arrivare al ginocchio, al gomito con l'elemento acqua. E anche qui alcuni punti sono colorati, vedete in alto appunto i nomi dei punti, vi ho lasciato anche dei nomi diversi perché li potrete trovare nei testi in varie denominazioni. Comunque il pozzo è sempre il jing distale, che si ripete il jing, nome jing anche per il punto fiume, che invece è il jing prossimale, il punto ing è la fonte o sorgente, il punto giu o shu è il ruscello, e il punto he è il punto mare. Ripeto, troverete varie denominazioni, però poi la sequenza è sempre quella. Qui la figura che abbiamo visto, dove vediamo appunto questa sequenza degli elementi sui meridiani yin e sui meridiani yang. Sui meridiani yang vedremo poi al termine di questa serata, si inserisce anche il punto yuan, che è un punto importante e chiaramente è sempre in questa zona tra mani e gomiti, tra piedi e ginocchia, sempre in questa zona molto veloce, immediata, potente per certe cose. E per i meridiani yin corrisponde al punto ruscello, mentre per i meridiani yang si inserisce tra il punto ruscello e il punto fiume. Se vedete qui su queste tabelle che avete, vediamo per ogni meridiano il punto di tonificazione, che è il punto rosso, il punto di dispersione, che è il punto verde, e quello che sta in mezzo è il punto ben o punto del meridiano. Infatti, per esempio, per la vescicola biliare il punto ben è il punto legno, perché la vescicola biliare appartiene all'elemento legno. Quindi per riequilibrare, per armonizzare, posso usare vescicola biliare 41. E quindi, in questo caso, vescicola biliare 41, che è un punto famoso, quello sul dorso del piede, si piega per piangere, molto doloroso, e questo va a riequilibrare, armonizzare vescicola biliare. Se devo tonificarla uso il punto acqua, vescicola biliare 43, e se devo disperdere l'eccesso posso usare il punto fuoco, vescicola biliare 38, e così via. Quindi, possiamo fare l'esempio di stomaco, per esempio per stomaco chiaramente anche qui un punto famoso, stomaco 36 è il punto ben, punto terra, quindi
stomaco, elemento terra, il punto proprio del meridiano per gli Shu antichi è il punto stomaco 36, legato alla terra. E quindi questo chiaramente va, come sappiamo benissimo, va a tonificare tantissimo, a armonizzare, a riequilibrare. Se voglio tonificare uso il punto madre, punto fuoco, stomaco 41, se voglio disperdere il punto metallo, quello che è figlio, la terra, e quindi stomaco 45. Stessa cosa per il yin, potremmo fare tutti questi esempi, ma il meccanismo è questo.